cari amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un altro episodio di Dagli occhi del camionista. Siamo in questo momento a Larciano, vicino Lamporecchio, provincia di Pistoia, e dobbiamo andare a Livorno. Allora, qui abbiamo fatto una bella curvettina a sinistra, avete visto come sono andato parecchio avanti e chiuso tutto in fondo, praticamente proprio all'ultimo. Oggi c'è una giornata un po' grigia, purtroppo. Speriamo che non piova. Oggi, stamattina, ho fatto uno scarico a Prato, uno scarico ad Agliana, uno scarico qui, e ora c'ho da andare a Livorno a fare uno scarico in un posto e poi ho da fare un ritiro in un altro posto. E poi, se avanza tempo, forse ho da fare un altro ritiro, ma non so ancora se lo devo fare e dove lo devo fare. Staremo a vedere. Questa praticamente è una strada che va da Monte Catini Terme fino a Empoli, San Miniato, quelle zone là, per intendersi. E nulla, in questi giorni chiaramente ho ben poco da far vedere, purtroppo, perché comunque già i nostri giri sono brevi. Ora, con questa storia chiaramente del coronavirus, sono anche peggio, diciamo, anche se c'è da fare sempre abbastanza, perché comunque siamo rimasti un po' meno a lavorare, quindi in questi giorni sto facendo qualche ora in più, ma insomma questo periodo passerà, dai, passerà, si spera in fretta. Qui dobbiamo andare sempre dritto. Qui praticamente c'è una strada a sinistra dopo il benzinaio che ci porterebbe a Lamporecchio Paese, e invece noi continuiamo dritti sulla provinciale, o comunque sulla strada principale, per andare verso la Fipili, ed entreremo, se non ricordo male, perché è tanto che non la faccio sta strada, entreremo in Fipili all'uscita di San Miniato, o meglio allo svincolo di San Miniato. Abbiamo questo bel curvone a destra, sempre seguire, come ho detto già altre volte, la linea bianca esterna, quindi in questo caso quella di qua, e buttare sempre un occhio agli specchietti per controllare la posizione del rimorchio. Abbiamo sopra in questo momento una decina di pancali, belli pesi, che vanno da un minimo di 8 a un massimo di 11 quintali. Abbiamo oggi il traspallet elettrico, proprio perché abbiamo questa roba bella pesante sopra, e non avendo probabilmente possibilità, causa pioggia, di aprire il telone, allora si scaricherà con quelli, perché nel posto dove dobbiamo andare non hanno lo scarico in ribalta, e quindi useremo il traspallet elettrico per spostare i pancali in modo tale che poi il magazziniere col muletto li possa tirare giù. Abbiamo l'autovelox, siamo in località Stabia, una frazione del paese di Cerreto Guidi, provincia di Firenze. Ora siamo già rientrati nella provincia di Firenze. Qui buttiamo giù il freno motore, perché questa S è molto bruttina, tutta in discesa. Buttiamo giù anche la seconda tacca. Ok, giustissimo così. Ora ne possiamo rimettere una.
e legarlo. Adesso con la discesina un po' prende velocità, non diamo gas perché tanto qui c'è una curva da fare a destra, anzi qui dobbiamo addirittura frenare, quindi buttiamo giù due tacche di freno motore. Ok, occhio qui all'interno del rimorchio e possiamo andare. Dobbiamo frenare perché questa curva è molto bastarda perché stringe tutto in fondo e ora dobbiamo riallargarci. Ok, qui abbiamo un limite di 30 all'ora e ci abbiamo anche un autovelox, quindi vediamo di non prendere multe. Ci incroceremo ora con un S-Way nuovo rosso di pacca, proprio lo vedo, ora arriva. Bellissimo, veramente bello da vedere. Ecco qui l'autovelox, quindi alziamo il pedale dall'acceleratore. Perfetto, possiamo andare. Quindi la strada è un po' sconnessa, meno male che lui con la macchina ci ha visti arrivare e ha frenato, ma ero già arrivato anch'io sui freni, quindi non era, anche se veniva più in mezzo di strada, non era assolutamente un problema. Qui in approccio alla curva leviamo gas, leviamo il lane assist che ora come ora non ci serve. Qui abbiamo una curva bella lunga, quindi la possiamo fare così senza gas, siamo intorno ai 60 all'ora e ok, e via così. Qui ora ne avremo un'altra a sinistra, quindi leviamo gas, buttiamo giù un po' di freno motore e dobbiamo andare ad agire sui freni perché in fondo questa curva stringe un po', diciamo, non è che stringe, non è che è stretta come curva, però diciamo che ha due angoli di curva differenti, ecco, quindi dobbiamo andare praticamente a un certo punto a agire sui freni in modo tale che rallentiamo e possiamo stringere quel minimo in più, altrimenti rischiamo di destabilizzare il mezzo, soprattutto col carico. Qui ora abbiamo questa bella dritta, qui siamo completamente senza gas perché questo autovelox è a 50, ci siamo passati davanti precisi, ottimo così. Questo invece è finto, è un deterrente e basta. Ora qua abbiamo una curva a destra che è segnalata come curva pericolosa, vedete che qui abbiamo il cartello di curva pericolosa a destra, anche se in realtà è un curvone a destra molto tranquillo, diciamo, non è assolutamente da segnalare come pericolosa, però hanno deciso di segnalarla così e noi ci adeguiamo. Qui ora abbiamo un'altra dritta e aumenta il limite di velocità da 50 a 60 all'ora, quindi noi abbiamo già nel frattempo accelerato, mettiamo il cruise a 60 e siamo a posto così. Meglio tenerlo nel limite senza la tolleranza perché qui comunque c'è le case, c'è, potrebbe sbucare qualcuno, tipo lui col motorino, esattamente così. Che meno male ci ha visti e si è fermato. E nulla. Queste giornate sono abbastanza lunghe come orario, ma sono molto tranquille perché ovviamente traffico zero assoluto proprio. E questo è, diciamo, il camionismo in Toscana al tempo del Covid-19. E niente, mi raccomando, voi che potete rimanete a casa, se non sapete che fare passate le giornate a guardare i miei video. Facciamo un approccio classico in rotonda, quindi buttiamo giù il freno motore, freccia a sinistra, qui freniamo perché non vediamo se arriva qualcuno, non arriva, quindi possiamo entrare in rotonda. Ok, buono così, ottimo. Ora siamo in quello di Fucecchio e ora
qui a destra abbiamo il paese proprio. Vi ricordo inoltre che il sabato e la domenica ho cominciato a fare delle live su Twitch con vari videogiochi sempre di simulazione di camion, quindi se volete cerchiamo di farci compagnia insieme, così possiamo fare due chiacchiere, potete interagire chiaramente con me tramite la chat live appunto su Twitch. Quindi se avete voglia e insomma fateci un salto, il canale si chiama Ale lo Statale, vi lascio tanto i link in descrizione e se avete voglia iscrivetevi anche là e niente, mi fa piacere più che altro tenervi compagnia in questi giorni di quarantena che non possiamo uscire di casa, o meglio che non potete uscire di casa, io ho l'obbligo di uscire di casa perché io devo andare a lavorare. Io non posso, ma voi sì, quindi approfittatene. Io sto chiuso in casa due giorni a settimana, sabato e domenica. E ora siamo in discesa, leviamo gas che tanto abbiamo una rotonda, buttiamo giù il freno motore. Gli diamo l'impulso del terzo scatto per fargli scalare una marcia. E addirittura tre ne ha scalate. È andato in ottava, anche troppo. Però va bene così. Arriviamo con la velocità giusta per entrare in rotonda senza toccare minimamente i freni. Anzi, dobbiamo acceverare un po'. E ora dobbiamo andare qui, dobbiamo uscire qua. Direzione Fipilì, Siena, San Miniato. Qui abbiamo questo stradone ridotto un po' maluccio. Questo bel curvone sulla destra, molto lungo, che ci porterà, se non ricordo male, ad un'altra rotonda. Dopo questo rettilineo qua prendiamo un po' di velocità in modo tale che la salita del ponte laggiù la facciamo senza gas, senza l'uso dell'acceleratore praticamente, quindi andiamo un po' a risparmio di gasolio, quindi qui una bella un'accelerazione molto lunga, qui c'è tantissime buche, arriviamo qua e leviamo l'acceleratore in modo tale che lui va in modalità eco roll, quindi va praticamente in folle e noi questa ce la facciamo tutta senza l'uso dell'acceleratore. Qui ora andremo in discesa e ci sarà la rotonda dove noi gireremo a sinistra per andare verso la Fipilì, quindi buttiamo giù il freno motore, due tacche, facciamogli fare il terzo scatto. Ok, ora ha scalato due marce sole, siamo arrivati anche troppo forte forse, un pochino sì. Quindi ora lui ha scalato un'altra marcia, noi freniamo perché questa rotonda è molto stretta. Ok, freccia a sinistra e freccia a destra per uscire. Ok, sempre un occhio allo specchietto di destra quando usciamo dalle rotonde e andiamo. E ora qui praticamente ci abbiamo questa dritta e poi entreremo in Fipilì. Vedo che questa serie di video POV che io ho intitolato Dagli occhi del camionista vi piace molto, me la chiedete spessissimo. Fra l'altro ho visto che l'ultimo episodio prima di questo, quindi l'episodio 5, ha avuto un grandissimo successo perché ha raggiunto quasi a oggi le 50.000 visualizzazioni, quindi sono veramente tanto contento. Me la chiedete spesso anche nelle live di Twitch che dicevo prima. Ma quando è che lo porti? Quando è che lo porti? Oggi ho deciso di registrare visto che mi è capitato di passare in questa strada provinciale, era tantissimo che non ci passavo. Qui abbiamo una curva a destra, ci dobbiamo allargare un po', lui dovrebbe stare un po' più dalla sua parte,
Ok. Lì non potremmo comunque andare. Noi andiamo dritti di qua e siamo a San Miniato praticamente. Siamo allo svincolo di San Miniato, quindi ora prendiamo la FIP lì direzione Pisa e Livorno. Quindi freccia a destra. Qui leviamo l'acceleratore, siamo già senza gas da qualche secondo. Buttiamo giù due tacche di freno motore, vi facciamo scalare le marce. Ottimo, ne ha scalate due, siamo in ottava. Ora siamo intorno ai 40 all'ora. Teniamo giù il freno motore ed entriamo nello svincolo. Ok, così. Leviamo il freno motore, non arriva nessuno, perfetto. Qui cominciamo a dare gas, sempre con moderazione. Qui ha piovuto, si vede che la strada è bagnata, cioè bagnata, è umida, diciamo, si vede che ci sono le chiazze dell'acqua, quindi qui ha piovuto. Già. E ora acceleriamo, non arriva nessuno. Quindi mettiamo il cruise a 75. Manteniamo la freccia a sinistra, sfruttiamo tutta la corsia di accelerazione, siamo intorno ai 70 all'ora e ci buttiamo in prima corsia, o meglio, insomma, nella corsia di marcia. E ora avremo davanti questo scenario per più o meno una cinquantina di chilometri all'incirca, tra i 40 e i 50 km più o meno. E niente, quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché vedo che appunto questi video hanno tanto successo, riscuotono successo, ci sono tantissime visualizzazioni in più rispetto alle iscrizioni al canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace qua su Facebook, su Twitch, su Instagram, trovate tutti i vari link qui sotto. E che vi dico, alla prossima, attivate la campanellina per ricevere le notifiche di quando pubblico altri video. E buona strada, mi raccomando, io lo ribadisco, state bene a casuccia voi che potete, e a presto. Un saluto a tutti da Ale lo Statale. Ciao, bye.